stati fenomeni di aggressione al personale o anche ai malati che arrivavano al pronto soccorso che si trovavano in corsia. Abbiamo più volte chiesto l'intervento delle forze dell'ordine o la costruzione di un tavolo per trovare delle soluzioni. Oggi con il questore di Milano riusciamo a fare questo. È un momento molto importante, da oggi inizia un percorso per migliorare significativamente la sicurezza all'interno degli ospedali. Ma sono emerse delle criticità particolari? Molte sono le criticità di senza tetto che di fatto abitano nei pronti soccorsi, di persone che per problemi psichiatrici piuttosto che sotto l'effetto di stupefacenti aggrediscono il personale, di furti avvenuti all'interno delle stanze delle corsie, quindi molti sono i casi e vogliamo dare risposte personalizzate ospedale per ospedale, magari reparto per reparto. Le colonnine possono essere uno strumento, colonnine per chiamare direttamente la centrale operativa. Guardate, la cosa bella è che il questore ha dato la disponibilità di tutti i dirigenti dei commissariati a costruire delle risposte personalizzate. Questo è il modo migliore di fare in maniera concreta un miglioramento della sicurezza degli ospedali.